Ci siamo incontrati la prima volta a Bolzano, io facevo un concerto con molti ospiti, tra cui un cantante brasiliano, Marco Sacramento, e Hamilton, che è venuto a fare l'ospite. Abbiamo suonato solamente due o tre brani e ci siamo ripromessi, come capita fra musicisti che si incontrano e fanno one night stand, come si dice, ci siamo ripromessi di rincontrarci. Ci siamo rincontrati a Ischia quest'estate, adesso siamo qua a Roma, poi a Perugia e poi andremo anche in Brasile a marzo, forse inaugurare un nuovo locale a Rio de Janeiro, e vorremmo anche incidere dal vivo, perché è molto divertente suonare insieme. È molto facile suonare insieme e sono due strumenti che abbiamo scoperto si sposano bene. Lui suona questo bandolin, che poi è il nostro mandolino, in maniera molto particolare, uno dei più grandi virtuosi che ci siano sulla faccia della terra, e quindi ci divertiamo suonando musica brasiliana e anche ogni tanto qualche composizione originale, e vogliamo mettere in scena la nostra gioia. Presente um disco do Bolani. Ah, não sabia isso. E no final do disco ele canta o Trem das Onze. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Eu falei, não, eu tenho que tocar com esse cara é louco, é maluco, é do jeito que é bom fazer música, encontrar e fazer a música. Na verdade, a gente sobe no palco e vira criança, né? Sim. E a essência da música. Eu aprendi música em casa com meu pai, com meu irmão, com minha família. E eu sempre levei a sério a música, mas sempre foi muito, muita brincadeira, né? E a gente faz isso no palco, a gente se diverte. Com isso é seguro, né? Então é fácil. Ao mesmo tempo tem as músicas sérias e aquelas canções mais líricas e, né, Piazzolla, às vezes doída, aquela coisa do coração. Mas sempre com esse fundo de uma coisa infantil, até um pouco inocente também, né? De não saber o que vai acontecer e, no final das contas, sair feliz da vida. Acho que é isso. Da segunda vez, da segunda parte? É, da segunda. Porque tu fica a harmonia constante, né? Ok. In realtà io prima ho già detto una stupidaggine, ho detto che erano tutti classici brasiliani, invece suoniamo Estate, suoniamo Nuovo Cinema Paradiso di Morricone, però un po' è quello che ha detto lui, c'è una presunzione di innocenza da parte di entrambi, per cui suoniamo semplicemente quello che abbiamo voglia di suonare
e in molti casi sono brani lirici, come Estate, come Oblivion di Piazzolla, e in molti casi sono invece proprio degli scioro, che è un tipo di musica che io ho scoperto da poco, relativamente da poco, quando ho inciso il disco a Rio, a Carioca, e che invece Hamilton frequenta da parecchio, anzi il suo strumento è proprio il principe dello shoro brasiliano, e quindi cerchiamo di capire cosa può succedere se uno improvvisa su questo shoro, se uno si lascia andare semplicemente e vede appunto dove possono andare questi brani. Manter esse frescor e essa inocência, cada concerto a gente vai colocando música diferente, né? Hoje já vai ser diferente do que foi o último concerto, e provavelmente domani também, e o próximo, e acho que é isso que faz esse encontro ser saudável, né? É também porque não me lembro o que aconteceu, a Ischia, também por isso que vai ser diferente. A gente non si lembra, cioè non ci ricordiamo poi che abbiamo suonato a Ischia, per cui per forza dopo il concerto è diverso. Modulo 1.
ti coinvolge perché finalmente vedi due musicisti che si divertono e ti fanno divertire, dove sembra tutto facile, sembra tutto divertente, e poi questo rapporto fisico con gli strumenti che dura per tutto il concerto, credo sia raro. Bellissimo, sì. Sì. Ho ascoltato Stefano Bollaneo e uno che suonava il mandolino, e mi è piaciuto perché suonavano della bella musica. E poi mi facevano, mi erano simpatici, non so perché. E poi mi sono divertita. Amigos do Jazz It, um abraço bem carinhoso do Hamilton de Holanda para vocês. Muita música sempre. Ciao a tutti gli amici di Jazz It TV da Stefano Bollani.